Sì, beccatevi questo! James, vieni giù! Arrivo! Tutto ok? M'hai visto? Ho visto, tenente. Comandante, hai un piano per farci uscire da qui? Sono un professionista, James. Non è un sì. Nemmeno un no. Comandante! Joker, siamo rimasti a piedi. Dove sei? Sto arrivando. Ho preso Brooks. Magari vuoi farle qualche domanda? Puoi contarci. Uomo a terra! Bella vacanza, Shepard. SSC ti ha trovato. Stai bene? Sì e no. Mercenari in una navetta SSC. Cosa? Ne parliamo dopo. Ok, scusa. Arriviamo subito. Arrivo, comandante. Resisti. Facciamo a pezzi questo buco. Seguo gli spari. Ricevuto. Scusa il ritardo, ho preso la via panoramica. Panoramica? È un miracolo che non ci siamo schiantati. Chi ti ha insegnato a pilotare? Brooks ti saluta. La navetta, presto. Via libera, comandante. Andiamo, comandante! La navetta, presto! Via libera, comandante! Andiamo, comandante! La navetta, presto! Via libera, comandante! Uomo a terra! Okay.
Ok, cos'è questa storia, comandante? Chi erano quei mercenari? Erano armati fino ai denti e usavano navette SSC. Non lo so, hai visti prima d'ora. Non so come hai fatto a sopravvivere. Avevano armi, granate e tutti quei droni. Tranquilla, parlerò con il comandante Bailey dell'SSC e mi farò spiegare tutto. Ok, mi sembra... Ehi! Così chiunque contatti diventerebbe un bersaglio, no? Ha ragione, Shepard. Prima dobbiamo saperne di più. Va bene. Per ora ci arrangeremo. Giusto. Sì, per conto nostro. Sopra la legge. Ok, bene. Brooks, la faccenda è molto seria. Ce la fai a mantenere la calma finché non ci avremo capito qualcosa? Hanno detto che il Medigel può rendermi nervosa. E considerato che di solito lavoro dietro a una scrivania... Come sei finita in questa storia? Mi occupo di sicurezza informatica per l'intelligence dell'Alleanza. Per esempio, vedo se l'ID di un ammiraglio viene usato in un locale della cittadella quando invece dovrebbe trovarsi su Tuchanka. Ho scritto un programma apposito, molto efficace. L'ho chiamato Pasticcino, come il mio gatto. Brooks. Ok, scusa. Pasticci... Il mio programma ha rilevato una falla nei tuoi dossier riservati. Tutti i tuoi dati sono stati compromessi. Informazioni personali, rapporti di missione, tutto. Da quando gli hacker scendono in campo con le armi pesanti? Pensa a cosa si potrebbe fare con i codici d'accesso militari di Shepard, di uno spettro. Ecco spiegato perché vogliono ucciderti. Faranno di tutto per riuscirci. Ok. Scopriamo chi sono e rendiamoli inoffensivi. Suggerimenti? Forse. La pistola che hai preso. Roba buona, ma è la prima volta che ne vedo una. È vero. Proverò a raccogliere qualche informazione. Provaci pure, ma ti avverto. Io stessa non ho trovato niente e ho indagato piuttosto a fondo. Senza dubbio. Glifo? Avvio subito la ricerca in questione, dottoressa. Grazie. Ok, la dottoressa è al lavoro. E il resto dell'equipaggio? Sì, quel branco di fannulloni. Joker, ti sei dato da fare? Ho portato un po' di gente che non ha paura di morire. Permesso di salire a bordo, Shepard? Che mi dici della parte in cui ti ho salvato le chiappe? Magari una telecamera di sorveglianza ha ripreso tutto. Comunque, carina la Brooks. Che sia sul mercato. L'attacco al ristorante è su tutti i notiziari. Le uniche vittime si segnalano tra la popolazione ittica. Per fortuna sei scampato a quell'imboscata. È stata una vera trappola. Così impari. Mai uscire a cena con Joker. Finisce sempre male. Shepard, ci sono novità. Vuoi che organizzi subito un briefing? Procediamo. Abbiamo una pista. Grazie alle mie fonti ho ricostruito la storia dell'arma. Sono arrivata a Elijah Khan, proprietario di un casinò. È sospettato di investire i profitti nel contrabbando di armi. Subito dopo l'agguato a Shepard, Khan ha fatto una chiamata interessante. Sei fuori. Riavrai indietro il tuo anticipo. Qual è il problema? Qual è il problema? Se vendo un'arma, poi non voglio vederla su tutti i notiziari. Non ti collegheranno a me. Basta. La nostra società è sciolta. Prova a farti rivedere e giuro che anche tu finirai su tutti i notiziari. Pensaci bene. Khan, chiudo. Ecco il nostro ladro di identità. Deve avere un ID contraffatto. Sono sistemi difficili da aggirare. Khan non sembrava in buoni rapporti con quella persona. Forse può dirci qualcosa di più. Non sarà facile convincerlo a parlare. Appena ti vedrà, penserà che tu voglia vendicarti dell'agguato. Il casinò ha un rifugio segreto. Immagino si sia chiuso là dentro. Ida può aiutarci ad accedervi, ma guardie e telecamere complicano le cose. Sì, Khan potrebbe sparire. O peggio. E una sparatoria potrebbe causare parecchie vittime. Tra cui...
me? Ha ragione, non possiamo spaventarlo. Approccio furtivo, pochi elementi, niente armi. Dottoressa, stasera al casinò è in programma una raccolta fondi per i profughi di guerra. Compra dei biglietti, Glifo. Poi visualizza la pianta dell'edificio. Perfetto. Fin dove possiamo arrivare? Di solito quei rifugi non hanno una porta sul retro. Questo condotto oltrepassa il varco di sicurezza e termina nel magazzino. Da lì è possibile disattivare la telecamera sul rifugio. Sarebbe una falla troppo grossa per un casinò. Il condotto sarà zeppo di allarmi. Ho in mente alcune contromisure che potrebbero aiutarci. Ne saprò di più quando entreremo. Chi accederà al condotto? Occorre una corporatura minuta. La mia presenza nel casinò desterebbe sospetti. I provvedimenti antifrode impediscono l'accesso ai mech. Serve qualcuno che sappia usare equipaggiamento stealth. Niente elettronica, niente metalli. Solo polimeri non rilevabili. A un corso d'aggiornamento ho dovuto disinnescare una bomba con un paio di pinzette. E la bomba era piena di schiuma da barba. Ok, ci andrai tu. Cosa? No! Cosa? L'hai detto tu. Noi daremmo troppo nell'occhio. Ma mi hanno sparato addosso solo per averti parlato. Figurati se riuscirei a entrare in un rifugio come quello. Ti aiuteremo noi. Se finisci nei guai, arriveremo subito in tuo soccorso. Detto questo, c'è un ultimo problema da prendere in considerazione. Sarebbe a dire? Obbligo di abiti formali. Benissimo vestito così, Shepard. Se vogliamo dirla tutta, stasera non sarò io a spiccare per eleganza. Beh, spero ti riferissi a lei. Io stasera voglio spiccare il meno possibile. Allora io entro nel condotto. Speriamo bene. Liara, che mi dici? La sorveglianza di Khan è molto rigida. Consiglio di confondersi tra la folla. Ok, Liara. Debuttiamo nell'alta società. No, no. Elspeth Marraine, candidata al consiglio cittadino dell'agglomerato Zakera. Lei è residente? Io ho avuto brutte esperienze con i politici. Come tutti. Ecco perché mi sono candidata. Ero stufa di gente in combutta con nazionalisti terrestri, Cerberus o peggio. Eh? Servono alloggi per i profughi, sicurezza. Attenzione, scommesse chiuse. Vai, morso di tigre, fatti valere. Punti molto su di lui. È il mio cucciolo, l'ho cresciuto io. Ho avuto il fiuto di avviarlo alle corse. Batte in velocità chi non può divorare e divora chi non può battere in velocità. A quanto lo danno? Ci pagherò gli studi di mio figlio. Sono di sopra, comandante, accanto alla grata del condotto. C'è un problema. Puoi raggiungermi? Sposta il giro del campo dal 1 alle 3, quello delle 3 alle 5 e avremo 10. Ok, bene, tutto come previsto. C'è un allarme sulla grata. Dobbiamo neutralizzarlo. Usa questo, è un visore di risonanza. Permette di visualizzare griglie e cavi di sicurezza. Bene, segui i cavi fino a una centralina, la disattivo e addio allarme. Sì, incrociamo le dita. Il visore funziona. Bene, segui il cavo blu. Sembra scontato, ma non conviene violare una telecamera mentre si osserva. Vedo una centralina nella parete, ma c'è una telecamera che la sorveglia. Shepard, trasmetto un bypass al tuo factotum. Ingannerà la telecamera, ma si autocancellerà dopo pochi secondi. D'accordo. Io ho fatto. Bene, ho aperto la grata e
Ti sta divertendo? I giovani festeggiano, io bevo. Per me solo Wrinkl con ghiaccio. Quella roba può mandarla all'altro mondo. In questo perdo un mucchio di soldi e questo mi aiuta a dimenticarlo. Ha bisogno che le paghi una corsa fino a casa? Oh, si figuri. Ha presente quegli impianti dell'Elio 3 che vengono continuamente spazzati via? Ne ho visti un paio. Ecco, le basti sapere che erano quasi tutti miei. Stasera cosa le servo? Niente di forte, preferisco reggermi sulle mie gambe. Ecco un tempio Asari. I drink Asari non sono forti. Non tutti. Prima il signor Khan ha ordinato un giro di gelatin. Sempre Asari, ma più forti di un Krog. Comandante Shepard, sapevo di trovare personaggi pericolosi in questo posto. Sono Shaira. Sì, la famosa consorte Asari. So bene chi sei. No, hai solo sentito parlare di me. È una cosa del tutto diversa. Giusta osservazione. Scusi, ho visto qualcuno consumare droga nel bagno degli uomini. Capisco. Sa dirmi di che sostanza si trattava? Sabbia rossa. Centrale, abbiamo un consumatore di sabbia rossa nei bagni. Hanno cercato di parare bioticamente. Ancora da verificare. Intervengo subito, inviate rinforzi. Ci pensiamo noi, signore. Grazie per l'aiuto. Trascorra una piacevole serata. Puoi passare, Brooks. Grazie, comandante. Ora cerco di arrivare al rifugio. Io torno tra la folla. Tranquilla, Khan è nostro. Piazzate le scommesse! 5 minuti al via! Tutto in diretta, la gara sta per iniziare. Nell'ultima gara sono stati vinti 25.000 crediti. È già dietro. Vince Sa di Pollo. Nell'ultima gara sono stati vinti 25.000 crediti. Partiti! È una lotta a tre. Vince Kroger! Quali sono i suoi rapporti con Khan? Finanzia la mia campagna elettorale. Ah. Fossi in lei, mi informerei meglio su di lui. Vuol dire... più di quanto possa immaginare. Ah, di nuovo. È per una buona causa. Ogni 1.000 crediti che perdi, metti un tetto sopra le... Ciao, tesoro. La serata è un successo. Temevo che non venisse nessuno. Ma cerchiamo sempre di fare il possibile. Mi spiace per voi umani. Fammi sapere se hai bisogno di un posto dove passare la notte.
No, adesso non mi serve. Comunque, grazie. Vuoi dire che poco fa non avevi niente? Oh, sei davvero tenace, tesoro. Come tutti gli umani, loro dicono fare buon viso e cattiva consorte. Sorte, cattiva sorte. Sì, certo. E io cosa ho detto? Riepilogando, domani si inizia con la fondazione Aiuto un Sogno, poi donatore di sangue, campo profughi e ospedale. Segui il cavo rosso. C'è una centralina ai tavoli delle roulette con due guardie nei paraggi. Tu puoi trovare una soluzione, giusto? Qui sto perdendo sensibilità alle gambe. Tieni duro, lascia fare a me. Posso distrarlo, al tuo segnale. Di sopra ho notato un borseggiatore in azione. Un momento, signora, contatto l'ufficio di sorveglianza, così un'attività sospetta al mio piano. Una guardia mi ha visto. Fa finta di niente e vedrai che passerà oltre. Amo la roulette. Ogni istante è più eccitante del successivo. Forse voleva dire... Le porto gli omaggi della consorte Shaira. Mi ha chiesto di fissarle un appuntamento. Problema risolto. Controllo il rilevatore volumetrico. Bene, tutto a posto. Segui il cavo rosso. Ho trovato una centralina con guardia e telecamera. Io resto qui a cercare di non starnutire. Attività sospetta al mio piano. Una guardia mi ha visto. Fa finta di niente e vedrai che passerà oltre. Rios. Questo nome mi dice qualcosa. Ho iniziato come attrice, poi negli anni 70. Sembra affamato. Al ristorante serve un pesce spada artificiale. Gliene tengo da parte un po'. La ringrazio. Ehi, come sa che è il mio piatto preferito? Sono alla grata del magazzino. È il momento della verità. Stai attenta, Brooks. Brooks! Porca! Ehi, comandante! Cosa? Che è successo? Ehi! Si calmi, qui sto facendo tre cose contemporaneamente. Burrows? Signore, abbiamo controllato l'allarme del magazzino. Niente, un banale incidente. Scopri chi l'ha attivato. Lo voglio nel mio ufficio entro fine turno. Allora, che le serviva? Mi scusi, è un agente di sicurezza. L'avevo scambiata per un mio conoscente. Sarà per la giacca. Ma che... Buona serata. Puoi passare, Brooks. Grazie, comandante. Ora cerco di arrivare al rifugio.
Hai mai provato ad inseguire un'ambulanza? Ti richiamo io. Ho un potenziale cliente. Come va qui? Non sto più nella pelle. Al bar arriverà un mangiatore di fuoco e spareranno fuochi d'artificio su tutti gli agglomerati. Ma nel vuoto cosmico funzionano? A Capodanno hanno funzionato. Non so come, ma è stato pazzesco. Soltanto raggiungermi. Sono dalla parte opposta del varco di sicurezza. Bene, hai già sistemato la telecamera? Da questa parte sì. La tua è ancora in funzione. Dobbiamo occuparcene prima che arrivi qualcuno. Tieni duro, arrivo subito. Segui il cavo giallo. La centralina è dalla tua parte. Non sarà facile, ti avviso. Abbi fiducia. Posso distrarlo, al tuo segnale. Quei gemelli si ispirano allo stile tardo inusano? La cura per i dettagli è qualcosa di eccezionale. Certo, me li hanno regalati. Valgono molto? L'attività sospetta al mio piano. Una guardia mi ha visto. Fa finta di niente. Il problema delle feste Salarian è che sono troppo inquadrate. Mi scusi, ho bisogno di fare una chiamata privata. È importante. Me ne occupo subito. Khan, non ho cattive intenzioni. Dobbiamo parlare. Ma che diavolo... Non sarà una conversazione molto vitale. Comandante, sul terminale c'è un ordine di cancellazione. Merda! Non è rimasto niente. Forse è stato lui o l'assassino. Oppure quando ho fatto scattare l'allarme ho rovinato tutto. Cosa stai cercando? Errori. Ecco, chiunque sia stato ha dovuto agire in fretta. Non ha cancellato le comunicazioni. Oh, quindi possiamo scaricare le comunicazioni per analizzarle, oppure... Elijah, ci hai ripensato? Sorpresa. Tu? Allora non sei morto boccheggiando a terra come un pesce. Dovrai fare di meglio. L'ultimo che ha provato a farmi fuori era molto più alto di te. Hai fegato, come immaginavo. Ma non basterà. È tutto inutile. Puoi solo aspettare che gli eventi facciano il loro corso. Sarebbe questo il tuo piano? Farmi morire di noia? Estrapperò tutto ciò che hai. E tutto ciò che sei. Cavolo! Scusa, comandante. Non sono riuscita a rintracciare la chiamata. Non è ancora finita. Prendiamo le unità di memoria. Quelle cancellate? Proveremo a recuperare qualcosa? Con Ida tutto è possibile. Prima gliele portiamo, prima riusciremo a far luce su questa nuova minaccia. Grazie, Shepard. Piacevole serata. Non molto per il padrone di casa. Non è stato un fallimento totale. Brooks, fatti aiutare da Ida e analizzate le unità di memoria. Va bene, ci mettiamo subito al lavoro, comandante.